Ciao ragazzi, benvenuti al Dabut Super Park. Tra poco comincerà una giornata che si chiama Freestyle at School. È stata organizzata da Alvaro Dalfarra. Ci sono già là alcuni piloti da Dabut che stanno preparando tutto quanto per l'arrivo di alcuni ragazzi disabili e alcuni dell'asilo. Perciò ora vado con loro ad aiutarli e tra poco cominciamo. Ok, e ora che il landing è un tavolo da biliardo, direi che possiamo andare a saltare. E dopo, solito, li carichiamo, ci aiutiamo, marcia sempre, frizione sempre tirata, perché loro prendono, si appoggiano ovunque. State super attenti. Stanno arrivando i nostri ospiti. Quelli di ieri. Ciao. Ciao bimbo, sei pronto ad andare a fare un giro in moto? Certo, fammi salire sul cuore. Ho avuto un incidente con la moto. Però ha continuato a seguire il suo sogno, no? La sua motivazione, la sua voglia di fare, di tornare a correre coi motori. E come anche Christian, è un ragazzo diversamente ma molto abile, ok? E come Christian, quello che loro cercano di fare è perché anche ragazzi che hanno il loro stesso problema possano andare con la moto, possono andare col kart, possono comunque avere una vita normale e divertirsi come facciamo tutti noi. Ok? Facciamo un applauso a Mattia e Cristiano. Bravo! Grazie mille. Poi Cristian è più tranquillo. Guardate che ieri Cristian ha saltato dentro la vasca. Sapete? Ha saltato. Quella di gomma piuma dove avete saltato anche voi. Facciamogli un applauso, il primo che salta dentro! Il primo ragazzo in carrozzina in tutta Europa a saltare da una rampa di metallo con la moto da cross. Forte, eh? Non abbiamo limiti noi. Praticamente la macchina com'è che faccio? Non utilizzando i piedi, tutti i comandi di piedi li portate al volante. Qui al posto di accelerare col piede, vado ad accelerare col dito della mano. Quello che vi posso assicurare è che anche se sono in carrozzina, sono tornato a divertirmi alla grande grazie a questo mezzo. Tra poco vedrete anche voi cosa saremo in grado di fare. Altre cose da dire, siete pronti a sentire in moto? Dai che ve le accendo, facciamo un po' il casino. Ok, è arrivato il nostro secondo gruppo di ospiti della giornata. Uè! Allora, ciao! 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 Le ultime file qua, gli ultimi saranno i primi. Allora, questa è la squadra di oggi, ok? Abbiamo Mattia e Cristian, vedete che anche loro sono in carrozzina. Bravi! E vi faranno vedere che anche in carrozzina si può andare con la moto e col kart. Facciamoci un applauso a tutti! Adesso guardiamo come entra, ci spostiamo qua davanti in piedi, 2 minuti e poi andiamo a vedere. Vorrei saperlo anch'io ma non lo so. Cos'è che avete chiesto a Mattia? Perché si sta cagando sotto. Non lo dico io. Eccolo là, Mattia dentro il kart. Accelerate!
Facciamo un giro in quad? Sì. Dai, andiamo. Noi andiamo a fare un giretto in quad. Daniele, ti sporchiamo un po', col quad. Cosa? È bello. Ti piace? Sì, molto. Vado veloce, vado piano. Piano, ok. Piano o veloce? Una piano. Un po' piano e poi un po' veloce? Sì. Ok, allora cominciamo piano, 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 piano. Accelera un po'. Sì. Vai, tieniti, vai. Casino te! Sempre casino! Vegliamo le moto! Carmen! Dai, caricatelo! No. Pronto? Vai, vai, vai. Sì, vai! Ciao. Sono Gianni. Si muove tutto, si guarda. Bravo! Oh, c'è, bravo. Oh, c'è, va, che roba che si coppa! Nulla è buono! Ti tieni? Sì, dai! Andiamo! Andiamo! Vado! Tieniti, tieniti che c'ero! Però io sento un po' poco entusiasmo! Un urlo, tutti assieme! Wow! Luca, fai schifo! Adesso vi faccio fare io un urlo! Al mio tre spacchiamo tutto! Uno, due, tre! Wow! Bravi, grazie, grazie. Sono bravi. Ciao ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Ciao. Un autografo? Sì, ma non hai pennarello tu? Allora dovete venire. Avete un pennarello? Ah sì, ci vediamo. Ma tu di nome chi sei? Ragazzi, la Freestyle at School è finita, perciò se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Se avete piacere iscrivetevi anche su Instagram, Luca Bertolotto S, che è il mio social principale. Loro si stanno allenando e ora vado a allenarmi.